Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Piedimonte della Coatmaster, azienda svizzera, e ci occupiamo di strumentazione per la misura dello spessore della vernice, non dopo la cottura come molti concorrenti, ma addirittura prima della polimerizzazione. Quindi potete verificare la misura dello spessore appena usciti dalla cabina di verniciatura. Lo strumento più comune oggi sul mercato è questo strumento, che è uno strumento portatile dove potete immediatamente verificare la misura dello spessore non contatto e non distruttivo. Questo vi porterà a una serie di risparmi sia di materiale che anche di rilavorazione, e quindi con conseguenti vantaggi sia economici, scusate, che a livello di qualità. Ovviamente non abbiamo solo lo strumento portatile nel nostro portfolio, abbiamo anche strumenti per la misura in linea e, novità degli ultimi 2 anni, una misura in linea oppure da laboratorio per un sistema di misura non più a punto ma a matrice. Cioè, anziché ottenere la misura di un punto, come in questo caso 71 micron, abbiamo un'area a partire da A4, quindi 20 x 30 cm circa, fino a 1 metro per 0,6, di una matrice a colori, quasi una mappa termografica, che può, in cui ogni colore va a, diciamo, rappresentare lo spessore esistente sull'oggetto misurato. Questo è valido per dei grandi pannelli, per delle geometrie particolari, per dei pezzi particolari con forme strane, e chiaramente in un solo colpo si può ottenere la diffusione della vernice.